Alessia Marcuzzi non condurrà l'Isola dei Famosi 2018. Il retroscena. L'Isola dei Famosi 13 salta? Cosa potrebbe fare Alessia Marcuzzi? L'Isola dei Famosi 2018 potrebbe non vedere più la luce. Il reality condotto durante le ultime edizioni da Alessia Marcuzzi potrebbe infatti essere sostituito dal Grande Fratello, versione NIP. La notizia clamorosa è stata lanciata dall'aggiornatissimo sito blog che ha intercettato varie voci di corridoio provenienti proprio dai piani alti dell'azienda di Cologno Monzese. E non è tutto. Se la cosa andasse in porto, il programma ambientato nella casa più spiata d'Italia potrebbe essere condotto dalla Marcuzzi, anche se la decisione potrebbe non essere quella definitiva. Dopo gli ottimi ascolti che ha totalizzato il Grande Fratello VIP sia l'anno scorso che quest'anno, Mediaset potrebbe anche pensare di premiare la nuova conduttrice Ilaria Blasi ed affidarle quindi anche la conduzione del programma versione NIP. Ovviamente è una notizia da prendere con le pinze, ma se le cose andassero veramente così sarebbe un cambiamento non da poco. L'Isola dei Famosi aveva infatti conosciuto una nuova vita dopo il trasferimento a Mediaset ed era stato accolta assai calorosamente dal pubblico. Al contrario, il Grande Fratello era stato addirittura sospeso per via degli ascolti che non lievitavano, insomma, quale sarà la decisione definitiva? Alessia Marcuzzi condurrà un altro programma al posto dell'Isola dei Famosi 2018. Comunque andranno le cose, Alessia Marcuzzi potrebbe ritornare comunque in TV durante i primi mesi del 2018, o con l'Isola dei Famosi 13 o con il Grande Fratello. Ilaria Blasi infatti potrebbe anche rinunciare alla carica che l'azienda per cui lavora le potrebbe proporre. Rito Francesco Totti ha infatti deciso di lasciare la sua carriera calcistica per dedicare più tempo alla sua famiglia, e sarebbe quindi un controsenso se proprio a ridosso di questa sua decisione Ilaria si prendesse sulle spalle anche quest'altra responsabilità. Eppure, tutto è ancora da vedere. Attualmente la conduttrice romana è alle prese con un'edizione del GF VIP non proprio facile, i concorrenti hanno infatti tutti una personalità molto forte, e a volte mal gestibile durante una diretta. Inoltre, nonostante sia arrivato solo alla quarta puntata, il Grande Fratello VIP 2 si è portato a casa già innumerevoli critiche, e anche una presunta denuncia da parte del Moigia in seguito alla messa in onda della doccia a luci rosse fatta da Cecilia Rodrigo con accento acuto Guez. Ultimamente inoltre il GF VIP sarebbe stato preso di mira da parte dei social per via degli esempi diseducativi che alcuni partecipanti veicolano, come Jeremias Rodricon con accento acuto Guez, Marco Predolin, Giulia Delellis e Ignazio Moser.